schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 e andiamo a vedere la seconda auto rilasciata oggi. Come ho già detto nel video precedente, Rockstar sta rilasciando queste auto a mozzichi e a bocconi proprio, e quindi andiamo a vedere questa auto. Allora, questa auto è la Dominator, Vapid Dominator GTX, per il valore di 725.000, mi sembra, non riesco a leggere, in editing è un po' un bordello leggere, comunque sia, questa è l'auto ragazzi, andiamo a modificarla. Devo dire che a me questo tipo di auto piace molto, anche perché è una muscle, della categoria muscle, e devo dire la verità che qui nel modificarla ci ho perso un pochino più di tempo. Allora, che dire, qualche modifica come vedete ce l'ha, ce ha le sue belle modifiche per essere una, diciamo, una muscle. È anche abbastanza bella come muscle, a me piace veramente, infatti penso che andrò a tenerla quest'auto, anche se l'ho provata e effettivamente in velocità non mi sembra tutto questo gran veloce. Insomma, penso che la Vapid Blade sia secondo me una delle più veloci su lungo raggio per quanto riguarda le muscle, e anche come guidabilità non è male, bisognerà solo saperla guidare la Blade. E la Dominator, questa Dominator ragazzi, come ho detto, non è male, non è male come auto, anche se secondo me la Rockstar ha fatto una pecca, cioè una pecca ragazzi, cazzo santo, due striscette di livrea le potevi mettere per quest'auto, anche perché ho visto che ha degli sticker, ha delle, diciamo, dei cofani rally, delle cose così di questo tipo. Mi metti queste stronzate qui, non mi metti una livrea, anche due strisce, che su quest'auto le classiche due strisce della Dominator sarebbero state un amore, però Rockstar non l'ha messa, ha messo altre cazzate, alettoni pacchiani secondo me, che poteva anche evitare di metterli, perché poi vabbè, i gusti delle persone sono i gusti delle persone, quindi ho visto gente che su macchine di questo tipo addirittura ci aveva montato l'alettone GT, cioè, quindi i gusti sono gusti, e quindi non stiamo qui a criticare i gusti, ma stiamo parlando del mio gusto, come l'ho voluta fare io, stiamo parlando dell'auto e quindi continuiamo a parlare dell'auto. Che dire ragazzi, io l'ho fatta di questo colore, che è un bel colore, a me piace parecchio, con un perlescente giallo che gli dà quel tocco particolare. L'auto ragazzi è questa, scusate che vi ho mandato il video in quel tratto un pochino in velocità, però sarebbe durato molto, anche perché come ho già detto mi ci sono perso parecchio dietro alle modifiche di quest'auto per modificarla a mio gusto, e come vi ho già detto penso che andrò a tenere quest'auto. Che dire di quest'auto, in velocità come vi ho già spiegato non mi sembra una gran auto, però a me piace questo tipo di auto, quindi per me va bene, poi siete voi che dovete giudicare. Non so come si comporta in gara, per quanto riguarda la guidabilità non è la solita auto muscle che se ne va a destra a manca, quindi per questi requisiti va abbastanza bene. Poi la proverò sulla pista per testare la velocità massima tra questa e la Blade o anche qualche altra muscle, e vi farò sapere. Detto questo, un saluto a tutti ragazzi, al prossimo video.